Continuiamo la nostra visita dei laboratori. Ci troviamo oggi nei laboratori di informatica e meccanica, e nello specifico questo è il laboratorio di robotica. E vorrei chiedere al professor Andrea Gasparri di illustrarci quello che viene sperimentato e ricercato in questo laboratorio, e mi raccomando, qualsiasi domanda avete scrivete sotto e entrate in chat. Prego Andrea. Grazie Marzia per l'introduzione. Buon pomeriggio a tutti, io sono un professore associato del Dipartimento di Ingegneria e oggi vi presenterò quelle che sono le attività di ricerca che vengono portate avanti nel nostro laboratorio. Negli ultimi anni la nostra ricerca si è concentrata su problematiche di coordinamento per sistemi multirobot, sia sistemi terrestri che sistemi aerei, ed inoltre abbiamo lavorato anche su problematiche legate all'agricoltura di precisione. A tal riguardo possiamo ad esempio vedere una delle piattaforme robotiche che sono state sviluppate all'interno del progetto Pantheon per la gestione intelligente dei noccioleti, un progetto che la nostra università sta coordinando sotto la mia responsabilità. Inoltre, diciamo, possiamo vedere un esempio delle attività più vicine alla robotica per l'agricoltura di precisione attraverso questo video, in cui si può vedere sostanzialmente come tre robot identificati dai colori della nostra bandiera, tra le altre cose, si muovono all'interno di un noccioleto per eseguire in maniera ottimizzata determinate operazioni. In particolare lo scopo di questo lavoro era quello di cercare di distribuire in maniera ottimizzata all'interno del noccioleto i tre robot affinché potessero eseguire i loro task nel minor tempo possibile. Il risultato è un algoritmo di pianificazione coordinato tra le varie unità che permette appunto di coprire i punti di interesse, che non sono tutte le piante ma solo alcune di esse, in maniera efficace, assegnando alcuni dei task a dei robot e ad altri task ad altri robot. E grazie mille per l'attenzione. Siamo con la nostra ricercatrice, la dottoressa Marcella Samà, che ci introdurrà questo laboratorio e parlerà della ricerca che viene fatta qui. Prego. Allora, benvenuti nel nostro laboratorio di automazione industriale e ricerca operativa. Al cuore di quelle che sono le attività che svolgiamo all'interno di questo laboratorio è la creazione di modelli matematici e lo sviluppo di soluzioni algoritmiche per problemi di ottimizzazione sia teorici ma che abbiano anche valenza da un punto di vista pratico nel mondo dell'industria e dei servizi, per esempio. Uno dei problemi di cui mi occupo in prima persona è la gestione del traffico ferroviario in tempo reale, e tipicamente quello che succede è che i treni si muovono all'interno di una rete ferroviaria secondo quello che è un piano preparato anche mesi in anticipo, detto timetable. Che succede però se avviene un qualche evento inaspettato? Si possono venire a creare dei ritardi che si vanno poi via via a propagare sull'intera rete, anche lontano da dove il dato evento era inizialmente avvenuto. E quello che bisogna fare è prendere delle decisioni appunto per gestire questo evento, che se però prese localmente rischiano di essere sì buone, ma non da un punto di vista generale della rete. C'è necessità avere dei sistemi di supporto alle decisioni. Però la prima cosa da fare per poter avere appunto un tale sistema è riuscire a modellare quello che è il problema da prendere in considerazione, in maniera tale da affinché il modello sia quanto più vicino alla realtà del problema. Nel nostro caso, per esempio, quello che andiamo a fare è modellare il problema di gestione del traffico ferroviario in tempo reale come un problema di ottimizzazione delle risorse, in particolare detto job shop scheduling. Questo ci permette di sfruttare conoscenze già note sul problema teorico nella letteratura scientifica. All'interno poi del laboratorio quello che siamo andati a fare è sviluppare una suite algoritmica che, presa una data
che presa una data istanza va a risolvere questa istanza utilizzando delle euristiche o dei algoritmi esatti all'ottimo, oppure che trovano una soluzione buona entro un dato tempo computazionale, tenendo in considerazione che il problema che stiamo, su cui stiamo lavorando è comunque un problema di gestione in tempo reale. E altri problemi che diciamo prendiamo in considerazione all'interno di questo laboratorio sono altri problemi di trasporti, per esempio su altri sistemi come quelli che sono trasporto metropolitano o la gestione del traffico aereo in un'area aeroportuale, ma anche per esempio quelli che sono problemi di food delivery e in particolare relativi a quello che è l'ultimo miglio. E con questo è tutto, grazie per essere venuti a visitarci, se avete domande. Se avete domande siamo sempre disponibili in chat, grazie. Vorrei chiedere al professor Maurizio Patrignani e al professor Fabio Gasparetti di introdurre questi laboratori e la loro ricerca. Grazie. Prego Maurizio. Grazie. Vi parlerò un pochino del laboratorio di reti ed algoritmi. Questo laboratorio è capitanato dal professor Di Battista, ci sono anche altri tre docenti che lavorano in questo laboratorio, nonché vari studenti di dottorato che stanno facendo il dottorato, hanno terminato il loro dottorato, e anche studenti che stanno facendo la loro tesi triennale o magistrale. Noi ci interessiamo di reti, ci interessano le reti sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista, diciamo, scientifico, sociale, economico. E ci interessiamo anche di algoritmi. Gli algoritmi sono una delle metodologie più consolidate del mondo dell'informatica e anche più discusse in questo periodo. Una delle reti che ci interessa di più è ovviamente la rete internet. Qui noi studiamo algoritmi per l'istradamento, il cosiddetto routing, per la sicurezza. Studiamo software defined networking e network function virtualization, che sono le due cose più innovative dell'ultimo periodo che sono state introdotte nelle reti di calcolatori. Dopodiché computazione in cloud, big data, visualizzazione e monitoraggio. Tra i sistemi che abbiamo realizzato qui, anche con l'ausilio degli studenti che hanno fatto la tesi presso il nostro gruppo, ci sono i sistemi più utilizzati per il monitoraggio di internet dagli operatori di rete, e uno di questi lo vedremo tra un minuto. Gli studenti della laurea triennale seguono un corso, il corso di reti di calcolatori, che è un'introduzione al mondo delle reti di calcolatori, possono fare la tesi qui nel nostro laboratorio. E tipicamente i nostri ex studenti che si laureano con noi lavorano in aziende che o si occupano di networking o di visualizzazione. Tra queste aziende che si occupano di networking ci sono anche dei noti internet service provider, anche qui a Roma, e anche grosse aziende come Google, abbiamo 4-5 persone che lavorano a Google, e altri over the top come Amazon, aziende di questo tipo. Adesso vi farò vedere una demo, ho poco tempo, ne approfitto per farvi vedere una cosa piccolina, una demo che mostra un sistema, in realtà un servizio disponibile a Rife NCC, che è l'organizzazione europea che si occupa della rete internet. In questo momento state vedendo una rete che rappresenta la rete degli Autonomous System, e questo pallino al centro che vedete puntato dal mouse, anzi lo punto col puntatore qui. Questo pallino al centro qui è l'Autonomous System che contiene la nostra università, e mentre tutti gli Autonomous System intorno sono questi Internet Service Provider che cooperativamente gestiscono internet, sono migliaia. Adesso noi animiamo lungo questo asse temporale gli eventi e vedete dei cambiamenti di routing che avvengono. Questo è uno strumento che viene utilizzato dagli operatori di rete che la mattina si siedono, chiedono, noi adesso stiamo vedendo un arco di 2 giorni, chiedono un periodo di visualizzazione, probabilmente la notte, e cercano di capire se i loro servizi
per i loro clienti sono stati raggiungibili durante la notte oppure hanno avuto dei cambiamenti di routing o default di routing che potrebbero essere diventati irraggiungibili addirittura da una parte della rete internet. E questo strumento è stato realizzato con il lavoro dei tesisti e anche dei tirocinanti della laurea triennale. Ok, io ho terminato qui, adesso blocco questa demo e lascio la parola a Fabio Gasparetti per presentare il laboratorio di intelligenza artificiale. Ciao, allora, pochi secondi per darvi una piccola overview. Vi dico perché si parla tanto di intelligenza artificiale adesso. In realtà sono studi molto, da tanti anni si studia, però il fatto che c'è grande quantità di informazione che viene adesso generata tramite dispositivi mobili, cellulari, computer, il fatto che ci sono delle infrastrutture, cioè della potenza di calcolo sempre più efficiente, più veloce, il fatto che tutti questi dati vengono concentrati su alcuni laboratori di intelligenza artificiale ha permesso anche lo sviluppo di framework, cioè di software che noi possiamo utilizzare e per realizzare degli strumenti molto complessi con poche linee di codice. Tutto questo ha dato la possibilità, insomma, negli ultimi anni di spingere molto l'interesse su molte tematiche dell'intelligenza artificiale. Ad esempio, tutti noi abbiamo sentito appunto le macchine che, a guida autonoma, ad esempio. Dietro ci sono dei framework di questo tipo. Qui ci sono varie tematiche di cui ci occupiamo, solo alcune per farvi un'idea. Rappresentazione della conoscenza è alla base di tutti i sistemi di intelligenza artificiale, perciò ovviamente studiamo anche quella. Pianificazione, immaginiamo classico robottino che sta su Marte e deve muoversi in un ambiente completamente sconosciuto in modo autonomo, senza supervisione. I sistemi di supporto all'apprendimento, tutti noi oggi negli ultimi mesi utilizziamo questi sistemi che non sono granché gradevoli, non sono personalizzati. Due discenti, due studenti ricevono le stesse informazioni, gli stessi corsi. Ci sono sistemi molto più sofisticati basati su tecniche di intelligenza artificiale. User modeling e raccomandazione, modellazione utente, che significa? Noi interagiamo con un sistema intelligente, un sistema elaborazione, un computer, un telefonino. Molti di questi sistemi non sono personalizzati per noi, sono per qualsiasi tipo di utente. Noi vogliamo dei sistemi che possono capire i nostri bisogni informativi, i nostri goal, che cosa vogliamo fare, organizzare un viaggio, pagare una multa, non so. Questa modellazione viene soprattutto sviluppata nel campo della raccomandazione dei sistemi su web. Classico esempio Amazon, che deve vendere centinaia di milioni di prodotti molto diversi tra loro, centinaia di milioni di utenti sparsi in tutto il mondo, perciò dietro ci sono degli strumenti molto sofisticati. E in verticale poi ci sono delle varie tematiche molto più specifiche. Abbiamo realizzato un dispositivo, un fitness band, che massimizza la possibilità di perdere peso, basato su tecniche di intelligenza artificiale. Le smart cities qui è un campo molto aperto, città dove sempre più ci sono segnali digitali che possiamo analizzare. In questo caso, ad esempio, abbiamo supportato la classificazione dei rifiuti urbani per velocizzare lo smaltimento. I corsi che eroghiamo sono intelligenza artificiale, sistemi intelligenti per internet, logica e machine learning. Abbiamo ovviamente docenti, ricercatori e studenti di dottorato e studenti di tesisti di laurea triennale e magistrale. Se avete domande, sono qui. Grazie. Grazie. Siamo sicuri di aver colto la vostra attenzione e se avete ancora domande scrivete qui sotto e vi aspettiamo in chat. Bene, ci troviamo adesso nel laboratorio basi di dati con la nostra ricercatrice, la dottoressa Donatella Firmani, che ci esporrà quello che fanno in questo laboratorio, le loro ricerche e il loro team. Prego, Donatella. Grazie. Allora, benvenuti a tutti.
Noi qui al laboratorio di base di dati ci occupiamo di studiare dei nuovi metodi per memorizzare e recuperare l'informazione in modo efficiente. Questo perché i dati ormai sono dappertutto, ormai diverse realtà economiche non, come banche, ospedali, compagnie aeree e così via, dipendono, producono e hanno bisogno di dati. E quindi il nostro obiettivo è quello di dargli un modo di accesso ai dati che sia sempre più avanzato e naturale, come per esempio quello che abbiamo quando utilizziamo un assistente vocale come Alexa. Gli chiediamo a che ora chiude il negozio più vicino di alimentari e Alexa sa da sola recuperare le informazioni di cui ha bisogno e fornircele in modo assolutamente naturale. In particolare, per questo noi ci occupiamo di 6 aspetti specifici di questo tema, che sono l'estrazione dei dati dalle sorgenti, l'integrazione dei dati, la verifica della loro qualità e della trasparenza del processo che c'è dietro, la loro rappresentazione in grafi della conoscenza e naturalmente tutto questo attraverso lo sviluppo di architetture efficienti e di metodi efficienti per il processamento di grandi volumi di dati. Vi faccio vedere una demo di un nostro progetto recente che vi fa vedere che cosa intendo per accesso naturale ai dati. Se voi guardate, noi qui abbiamo caricato i dati di Wikipedia e stiamo chiedendo al sistema chi è che ha creato il personaggio di Mickey Mouse. Ora, questa informazione non c'è specifica all'interno del sistema, è un'informazione che viene estratta sul momento. E qui per esempio ha risposto Walt Disney. Possiamo fare un po' tutte le domande che vogliamo, quelle che vorremmo su Wikipedia, come per esempio il luogo di nascita di Barack Obama. Vedete, io qui ottengo un Lulu e così via. I nostri studenti all'interno del nostro laboratorio possono collaborare sia con diverse realtà internazionali come Amazon o come l'Università di Alberta e possono collaborare con diverse realtà invece nazionali come l'Archivio Apostolico Vaticano e la Banca d'Italia. In particolare per quanto riguarda l'Archivio Apostolico Vaticano, il nostro ultimo progetto è stato scelto al Google TensorFlow Summit 2019 come progetto dimostrativo, come progetto vetrina. I nostri studenti inoltre possono sperimentare e imparare ad applicare una varietà di tecnologie sia per la processazione dei dati che non, e applicarle a casi reali. E siamo tra gli organizzatori del Data Driven Innovation, che è la più grande conferenza italiana sulla gestione dei dati. Ora, oggi qui ci sono solo io, ma permettetemi di presentarvi anche se in modo virtuale gli altri componenti del gruppo: Paolo Azzelli, Riccardo Torlone, Paolo Merialdo, Luca Gabibbo e Walter Crescenzi. E permettetemi anche di farvi salutare dai nostri studenti che di solito occupano appunto questo laboratorio, che hanno registrato un saluto per i partecipanti all'Open Day. Allora vi aspettiamo e siamo qui per domande. Bene, vi ho accompagnato nella sezione di ingegneria meccanica e adesso visiteremo alcuni laboratori che ci verranno introdotti dai nostri docenti. Mi raccomando, se avete domande, commenti o volete delle informazioni, chat. Bene, ci troviamo qui nel laboratorio interdipartimentale col Dipartimento di Ingegneria e il Dipartimento di Scienze, Scienze e Tecnologia dei Materiali. E vorrei chiedere al professore Edoardo Bemporad di illustrarci tutte le parti di questo grande laboratorio. Prego. Grazie.
Mi levo la mascherina, visto che sono a distanza di sicurezza. Ragazzi, buongiorno, benvenuti al laboratorio interdipartimentale di microscopia elettronica, che è una delle infrastrutture di ricerca più importanti per il mio gruppo, che ho il piacere di dirigere, che è il gruppo di scienze e tecnologia dei materiali. Ci troviamo nell'ingresso del laboratorio, che poi adesso visiteremo insieme, e ho pensato che poteva essere interessante per voi dare un'occhiata a questa vetrina che ho alla mia sinistra, dove qualcuno di voi, magari un pochino più diciamo già appassionato di tecnologia, potrà ritrovare dei componenti familiari come palette di turbina, pezzi di tubazioni, bulloni, dadi, rivestimenti, anche qualcosa qui in basso sulla sinistra molto particolare, come delle protesi che vengono utilizzate per le operazioni di sostituzione del ginocchio, di riparazione in chirurgia ortopedica. Beh, in questo laboratorio noi ci occupiamo della progettazione, della realizzazione e della caratterizzazione dei materiali, sia nel momento in cui si concepiscono magari migliori per ottenere prestazioni superiori in termini di, immaginate, leggerezza, costo, robustezza, ma anche per capire come si comporteranno poi in esercizio, quindi tutti gli aspetti legati alla corrosione e quelli legati al degrado, all'usura. Quindi, se volete seguirmi, vi faccio vedere un pochino quali sono i laboratori principali. Eccoci qua. Allora, cominciamo da questo laboratorio, che è quello all'interno del quale noi facciamo essenzialmente due cose. Sul vostro lato sinistro potete vedere una serie di banchi che sono diciamo accompagnati da una cappa chimica, nella quale noi prepariamo i materiali per essere analizzati. Quindi qui siamo già nella fase della caratterizzazione dei materiali. Per poterli osservare bene dobbiamo lavorarli, quindi li dobbiamo ridurre come dimensione, li dobbiamo lucidare, li dobbiamo attaccare con degli agenti chimici per far rivelare sulla superficie qual è la vera struttura con la quale loro sono composti. E vedete alcuni strumenti che sono i primi che si utilizzano, cioè le microscopie ottiche. Per capire il materiale va ingrandito, dobbiamo ingrandire la sua struttura per vedere come sono disposti gli atomi al loro interno. I materiali hanno un'organizzazione gerarchica degli atomi, e quindi in questo laboratorio noi possiamo andare a guardare il materiale dalla scala naturale, quindi dall'occhio, cominciando a ingrandire fino ad arrivare a vedere non proprio i singoli atomi, ma gruppi di atomi, per capire come si sono organizzati nello spazio. Vi faccio adesso strada verso un altro laboratorio che troviamo qui di fronte. Qui c'è uno scalino, attenzione l'operatore. Perfetto. Questo laboratorio è un laboratorio dove cominciamo ad analizzare l'aspetto delle proprietà meccaniche dei materiali, che è tra le varie proprietà, anche quelle funzionali sono importantissime, però quella meccanica per noi è quella alla quale dedichiamo maggiore attenzione. E troviamo uno dei più esperti collaboratori del laboratorio, che è Riccardo Moscatelli, l'ingegnere Riccardo Moscatelli. Rick, che cosa stai facendo? Attualmente sto osservando al profilometro confocale ottico uno scratch test che è stato realizzato su un campione rivestito con coating di PTFE su substrato di acciaio per applicazioni diciamo super idrofobiche. Quindi dobbiamo valutare attraverso il profilometro effettivamente l'entità dello scratch, e quindi dove si sono verificati i cedimenti e dove sono appunto collocati i carichi critici del materiale. Okay, il profilometro ci serve appunto per verificare la topografia del materiale. Quindi, diciamo, tradotto per uno studente del liceo, noi graffiamo un materiale che abbiamo protetto con un film e andiamo a vedere con quel graffio quanti danni abbiamo fatto. Esattamente. Meno danni abbiamo fatto e più il film è protettivo. Assolutamente sì. Ok, perfetto. Proseguiamo, grazie Rick. Non mi soffermo a raccontarvi altri strumenti che poi, se verrete e studierete da noi, avrete l'occasione di magari anche di imparare a utilizzare, perché questi laboratori hanno una grossa valenza anche didattica. Però alcune cose ve le faccio vedere un po' più in dettaglio, in particolare quest'altra macchina che adesso viene operata da Edoardo. Edoardo è un dottorando di ricerca. Buongiorno. Ciao Edoardo, che ci racconti? Allora, io sto predisponendo una prova su dei rivestimenti campione per applicazioni aerospaziali.
sono dei rivestimenti che permettono alle lenti che verranno operate sulle navicelle o le ottiche dei satelliti di poter resistere alle sollecitazioni durante le operazioni. E questo strumento è uno strumento molto avanzato che permette di fare queste misure delle proprietà meccaniche, permette di avere tutta una mappa di queste proprietà, di come variano sul campione, di quali sono i valori per i vari rivestimenti. Ok, quindi anche qui traduciamo per i ragazzi, quando si mandano dei materiali nello spazio bisogna essere certi che le sollecitazioni che avvengono conferite al materiale nello spazio siano sopportabili dal materiale stesso, e quindi bisogna fare tutta una serie di prove di qualificazione di questi materiali anche su scale molto piccole. Grazie Edo. Facciamo un'altra attenzione, sempre che c'è uno scalino, facciamo un passaggio invece in un'altra sala che è la più interessante forse per voi ragazzi, che è la sala delle microscopie elettroniche. La sala delle microscopie elettroniche che per la quale è nato il laboratorio interdipartimentale, perché sono microscopie molto costose, molto difficili da utilizzare e che in Italia esistono in pochissimi posti dove si fa ricerca, appunto. Di queste microscopie vi faccio vedere rapidamente uno strumento che abbiamo acquistato da poco, che è un microscopio a forza atomica, si chiama, e che per chi di voi ha ancora magari qualche papà con la passione dei giradischi, sostanzialmente funziona come il giradischi. Le puntine dei giradischi leggono il solco del disco per tirare fuori la musica, noi leggiamo la superficie dei materiali con una puntina per tirarne fuori le caratteristiche morfologiche. Quindi anche qui parliamo di quella che viene conosciuta come, di quella che è conosciuta come ingegneria delle superfici. Adesso venite con me e vi faccio vedere i tre strumenti più prestigiosi che abbiamo in questo laboratorio, e sono un microscopio elettronico a scansione, che è questo strumento qui, il quale ha la capacità di ingrandire gli strumenti, di ingrandire le superfici dei materiali di centinaia di migliaia di volte, quindi quello che magari può essere l'unghia del vostro pollice, se voi la metteste dentro questo strumento diventerebbe grande come tutto Roma all'interno del raccordo anulare, quindi, e potreste girare intorno a cercare i dettagli con i vostri occhi. Quindi è uno strumento estremamente potente, anche questo nuovo, recentissimamente acquisito. Se ci giriamo di qua vediamo un po' la regina del laboratorio, che è si chiama Dual Beam o FIB, ed è un microscopio però un po' più complicato, perché invece di usare la luce come i microscopi ottici o usare gli elettroni come i microscopi elettronici, usa gli ioni, e quindi è un microscopio a fascio ionico, e questo ci permette non solo di osservare il materiale ma anche di ritagliarlo, come potete vedere in questo poster, di ritagliarlo, di sagomarlo e di fare sulla sua superficie realizzare o delle figure geometriche che ci servono per fare per conferire delle proprietà particolari, oppure per fare dei veri e propri provini, per fare dei saggi sulla superficie. E infine abbiamo quest'altro strumento, che è un TEM, un microscopio elettronico a trasmissione, dove incontriamo Daniele De Felicis, che è il tecnico laureato di questo laboratorio, che ha sulle sue spalle la gestione in generale del laboratorio, ma anche è il massimo esperto di tutte le macchine che voi avete visto, quindi diciamo il deus ex machina di tutta la parte relativa alle misure. Chiediamo a Daniele che cosa sta facendo qui e poi ci spostiamo sull'ultima tappa di questo rutilante giro dei laboratori di scienze e tecnologie di materiali. Allora, in questo microscopio, detto microscopio elettronico a trasmissione, il principio è quello di quando andiamo a farci una lastra. Spariamo dei raggi X, quando ci facciamo una lastra e vediamo quello che ci attraversa e l'immagine si forma su una lastra fotografica, qui spariamo degli elettroni. La parte che riesce ad attraversare il nostro campione va a costruire un'immagine che raccogliamo con il monitor. In questo caso io sto analizzando un rivestimento fatto da vari strati che si utilizza per applicazioni ottiche in campo aeronautico, e possiamo vedere che i singoli strati hanno un contrasto chiaro-scuro, e per darvi un'idea dell'ordine di grandezza
uno strato di queste dimensioni siamo intorno ai 10 nanometri, ossia 10.000 volte più piccole di un capello umano. E il contrasto è dato dal peso dell'elemento. Un elemento chiaro è un elemento leggero, un elemento scuro è un elemento pesante. Vediamo tutta la sequenza dei vari strati. Tanto per avere un'idea di quanto è potente il dettaglio di strumenti di questa categoria, voi immaginate, se non so se si riesce a inquadrare lo schermo, no? Bene, immaginate che questa linea che qui vedete perfettamente distinta fa parte di un rivestimento, quindi di una cosa reale, il cui spessore è ma molto più piccolo di un capello. Se io volessi mettere un capello a confronto con questa immagine reale, dovrei prendere una sequoia. Allora, se io prendo una sequoia e la metto qui vicino, la sezione di una sequoia sarebbe in proporzione con questa dimensione qui. Quindi, e quello sarebbe il capello. Quindi immaginate quanto più piccolo il dettaglio che stiamo osservando è di un vostro capello. Questo può sembrare una cosa, diciamo, estrema, forse inutile. Beh, vi garantisco che se non si ha a vedere cosa succede a questa scala, non si riescono a produrre dei materiali resistenti, perché piccola lezioncina al volo, pillola di lezione, tutto comincia nel mondo reale da un punto che è piccolissimo e dobbiamo andare a capire dov'è questo punto. Tutto comincia cosa? Una rottura, per esempio, oppure il cambiamento di un comportamento, e solo se andiamo a cercarlo a questa scala lo riusciamo a trovare. Adesso vi porto nell'ultimo laboratorio, facendo il corridoio di nuovo. Qui c'è uno scalino, attenzione, perfetto. E abbiamo finito, che riguarda un'installazione che stiamo facendo proprio in questi giorni. In un'altra zona del laboratorio, dove anche qui abbiamo di nuovo un microscopio elettronico più piccolino di quegli altri che ci serve per fare delle verifiche più rapide, ma abbiamo questa installazione che è unica in Italia e che ha sviluppato il professor Marco Sebastiani, che fa parte del nostro gruppo, nell'ambito di un progetto europeo. Marco, se ci vuoi raccontare qualcosa rapidamente. Sì, dunque il progetto europeo si chiama OYSTER e noi sviluppiamo in questo progetto delle smart superfici, cioè delle superfici intelligenti che sono in grado di repellere le goccioline dell'acqua. Quindi immaginatevi due problemi fondamentali: la formazione del ghiaccio sulle ali degli aerei, oppure la formazione di goccioline sui parabrezza delle automobili o sulle lenti degli occhiali. Ecco, noi sviluppiamo delle superfici nanostrutturate che permettono di scacciare via l'acqua e il ghiaccio in queste applicazioni. In questo strumento noi riusciamo a fare la prova, a testare queste superfici in un'atmosfera controllata, cioè all'interno di questa camera noi riusciamo a riprodurre una umidità esattamente, perfettamente nota, o molto bassa o molto alta, possiamo variare un po' la temperatura, e quindi inserendo i campioni all'interno di questa camera e manipolandoli tramite i classici guanti di queste camere ambientali, noi possiamo fare misure esattamente nelle stesse condizioni che si realizzano in alta quota o in ambienti marini o in ambienti estremamente umidi, e possiamo quindi andare a verificare le prestazioni del componente in condizioni reali. Nel prossimo progetto, che partirà l'anno prossimo, noi utilizzeremo questa camera per fare le prove sui materiali per le batterie al litio. Quindi voi spesso avete visto che le batterie si rompono dopo un po' nei vostri cellulari, cominciano a non funzionare bene. Ecco, quello dipende dagli stress meccanici sulle batterie che devono essere controllati dall'ottimizzazione del materiale. Anche in quel caso le prove sui materiali per le batterie, sugli elettrodi, devono essere fatte in ambienti estremamente controllati. Quindi noi utilizzeremo questa camera anche per fare misure micro e nanomeccaniche su materiali per le batterie al litio. Ok, allora, grazie Marco, questo completa un po' questa rapida visita nei nostri laboratori. Noi siamo a disposizione se avete domande online alle quali possiamo rispondere. E avete visto il laboratorio un po' in confusione perché abbiamo approfittato di questo periodo del Covid per fare grosse trasformazioni che durante l'anno, quando c'è sempre da lavorare, non avevamo mai il tempo di realizzare. Questo lo porterà a un livello ulteriore superiore, porterà questo laboratorio a un livello ulteriormente superiore, e quindi chi di voi è appassionato dei materiali, della ricerca, della tecnologia, nel mondo dell'ingegneria meccanica, che è ovunque, non pensiate che sia solo nelle macchine, ma l'ingegneria meccanica è nel nostro corpo, come nello spazio
e quindi anche in tutte le apparecchiature che si muovono. Beh, se siete appassionati di queste cose, noi vi aspettiamo a braccia aperte e saremo molto contenti di ospitarvi. Buongiorno, ci troviamo all'interno del laboratorio di oleodinamica, pneumatica e motori a combustione interna, in particolare sistemi di iniezione per motori a combustione interna. Vorrei dare in primo luogo il benvenuto a tutti i futuri studenti. Io mi chiamo Fulvio Palmieri e ci troviamo in questo laboratorio in cui siamo impegnati in attività di simulazione, in attività di sperimentazione. Per la verità, le simulazioni le svolgiamo al piano di sopra, dove c'è un'area di calcolo, mentre in questo locale portiamo avanti le attività sperimentali. Cosa stiamo facendo in questo momento? Ci stiamo occupando di caratterizzare un elettroiniettore per motori diesel di tipo common rail, che è del tipo, diciamo, analogo a questo che vedete qua sul tavolo. Al momento è installato a banco prova, stiamo andando ad una pressione di iniezione di un pochino più di 1000 bar, 1100 bar, possiamo regolare in questo modo, e in questo momento attraverso il segnale giallo interpretiamo qual è il segnale di eccitazione che viene dato alla valvola pilota, che poi determinerà l'apertura del polverizzatore. E il polverizzatore è questo oggetto qui, che è montato sulla punta dell'iniettore, e dal tubo Bosch, che è quel tubo anecoico, che è quel tubo a volta spirale che vediamo lì verso l'alto, proviene il segnale che è riportato su questa traccia azzurra che vediamo in questo piccolo schermo, e diciamo che questo segnale riproduce la legge di iniezione, cioè l'andamento nel tempo della portata di combustibile che viene iniettato. Perché siamo interessati alla legge di iniezione? Beh, perché innanzitutto alla legge di iniezione è legato poi lo sviluppo della combustione all'interno dei motori, ma d'altra parte questa è un'informazione molto importante, perché questa legge dipende anche dalle caratteristiche del combustibile che viene iniettato, e in questo caso noi stiamo operando con un combustibile alternativo, combustibile di origine vegetale che ha le sue caratteristiche, e quindi siamo interessati a capire come queste caratteristiche modificano la legge di iniezione, in particolare rispetto al combustibile tradizionale che è il gasolio. Chiaramente, diciamo, in questo modo stiamo osservando il comportamento idraulico e meccanico dell'iniettore. Le attività che svolgiamo al banco prova poi proseguono anche diciamo, pensando di studiare il comportamento del combustibile una volta che ha abbandonato l'iniettore, quindi è fuoriuscito dai forellini del polverizzatore, e diciamo, va a produrre il cosiddetto spray. E quindi, diciamo, abbiamo la possibilità, sempre su questo banco, allestendo in maniera diversa l'esperimento, di andare a visualizzare la forma dei getti, quindi la forma, le caratteristiche dello spray di combustibile, e in questo caso possiamo andare a vedere magari insorgenze di anomalie oppure l'effetto sempre della natura del combustibile, e quindi completare l'analisi. Sempre su questo banco possiamo poi estendere lo studio al comportamento delle pompe ad alta pressione, e in questo caso andiamo a guardare come si comportano dal punto di vista del rendimento, quindi in termini di rendimento meccanico idraulico e rendimento volumetrico. Una brevissima panoramica delle attività che facciamo riportata lì sul poster, queste ultime di cui vi ho parlato. Tengo a dire il fatto che questo banco prova, con un po' tutto quello che c'è qui in laboratorio, è il frutto di attività che portano avanti gli studenti e i dottorandi che sono impegnati in attività di laboratorio didattico, ma anche in attività di tesi. Ora però vorrei interrompere questo esperimento, perché vi vorrei portare dall'altra parte in camera di prova, dove possiamo dare un'occhiata alle attività che facciamo invece nel settore dell'oleodinamica. Quindi per un momento interrompo e vi prego di seguirmi di là.
dirmi quando posso? Ok, vado. Allora, questo è il nostro banco prova olio dinamico. Siamo, diciamo, nell'olio dinamica siamo impegnati su più di un filone. Da una parte ci occupiamo del rendimento di pompe e motori oleodinamici, poi ci occupiamo della caratterizzazione in termini, diciamo, in modalità stazionaria e non stazionaria di componenti e di valvole, inoltre ci occupiamo anche di caratterizzare le flusso all'interno di valvole che magari hanno una particolare importanza a livello delle applicazioni, e quindi andiamo a visualizzare il flusso in sezioni di particolare interesse. Questo flusso viene visualizzato e attraverso questo dispositivo che abbiamo allestito è possibile andare a individuare in quali circostanze si instaurano delle condizioni di flusso anomalo che tipicamente sono, diciamo, sintetizzabili in un efflusso cavitante. Vi faccio vedere rapidamente. Adesso, diciamo, si sentirà un po' di rumore, io spero di riuscire a farvi sentire. In queste condizioni possiamo vedere qui sul monitor la tipologia dell'efflusso. Siamo in una condizione canonica e se guardiamo la sezione di efflusso che è riportata in questa schermata vediamo un campo fluidodinamico uniforme. L'olio entra da questo lato e esce da questa parte. Adesso io mi posso divertire posso provare a modificare le condizioni di efflusso agendo su una valvola, quindi su un elemento di regolazione, potremo vedere come le condizioni di efflusso cambiano e come si viene a formare una zona cavitante. Vedete che a un certo punto, a partire da questo spigolo, nasce una zona più scura, che è la zona occupata dal vapore di combustibile. Scusate, dal vapore di fluido, qui non è più combustibile, siamo con olio idraulico. Ecco, vedete come visualizziamo questa zona fortemente cavitante, la zona di riciclo del flusso, che possiamo da una parte visualizzare, poi con l'ausilio di varie tecniche possiamo utilizzare dei microscopi, le tecniche strobo fotografico di filmati ad alta velocità ci consentono quindi di avere un'idea precisa di quello che accade, ma d'altra parte possiamo anche ascoltare la cavitazione, perché sentite questo forte sibilo che prima non c'era e che adesso posso un'altra volta far smettere. Ecco, sentite come cambia il suono e quindi un'altra volta siamo ritornati alle condizioni di partenza. Quindi in questo modo riusciamo poi a caratterizzare bene quando avviene l'incipiente cavitazione, quando il flusso si sviluppa in maniera completamente cavitante. Io credo di dovermi fermare perché dovrei aver raggiunto i limiti di orario. Vi mando un caro saluto. Se avete domande su quello che in maniera così rapida abbiamo visto, mi raccomando, scrivete in chat, vi rispondo molto volentieri. E poi, nell'attesa di vedervi a Roma 3, nel frattempo vi faccio un augurio per il vostro futuro. Arrivederci! Buongiorno, ci troviamo nel laboratorio di motore a combustione interna e di interazione tra le macchine e l'ambiente. Questa parte è la parte dove si trovano le varie apparecchiature sperimentali, invece dall'altra parte è la sezione in cui vengono gestite le prove, vengono monitorate le varie grandezze ed acquisiti i dati. Nel laboratorio, nella cella, vengono effettuate prove in condizioni stazionarie e in condizioni dinamiche, e questo consente di poter simulare quelli che sono i cicli che attualmente vengono utilizzati per l'omologazione dei motori destinati poi ad applicazioni veicolari ed off-road. Il motore qui sul banco è un motore bicilindrico, un motore diesel common rail che è strumentato con sensori di pressione, con sensori di temperatura, microfoni, accelerometri, e poi esistono vari analizzatori di gas e particolato in modo da poter caratterizzare in modo completo quelle che poi sono le condizioni di funzionamento del motore. Il motore è oggetto di diversi test in base a quelle che sono le nostre linee di ricerca. Linee di ricerca che vengono seguite qui presso l'università,
ma anche in altri istituti italiani ed europei e anche diciamo internazionali e con cui abbiamo consolidato negli anni rapporti. Studenti e personale di Roma 3 partecipano all'attività sperimentale. Questo lo fanno attraverso borse di mobilità che vengono messe a disposizione da parte dell'Ateneo e che consentono proprio agli studenti di poter trascorrere un periodo di studio e di formazione presso appunto centri all'estero. Tra i vari centri mi piace andare a menzionare quello che è il Centro di Motori Termici dell'Università Politecnica di Valencia, con la quale collaboriamo per lo sviluppo di sistemi di trattamento per i gas combusti da motori a combustione interna. È un'attività che viene svolta qui e anche presso la Politecnica di Valencia, ci sono studenti quindi e dottorandi che partecipano a questa attività proprio grazie alle borse di mobilità. Per quanto riguarda l'attività sperimentale, questa sempre relativamente ai sistemi di trattamento dei gas, questa viene svolta in collaborazione con il CNR Istituto Motori di Napoli. In particolare stiamo effettuando dei test per l'analisi della fase di loading e di rigenerazione su filtri antiparticolato destinati a motori diesel light duty. In particolare l'attenzione è posta verso quella che è l'emissione di particolato nella fase rigeneratrice e poi nella successiva fase di ripristino di quelle che sono le caratteristiche filtranti della matrice. Di nuovo studenti e personale di Roma 3 partecipa appunto all'attività e veniamo ospitati dalla struttura di Napoli. Un'altra linea di ricerca che viene seguita all'interno di questo laboratorio è relativa all'impiego di combustibili non convenzionali e biocombustibili all'interno di motori a combustione interna. In particolare l'obiettivo è cercare di valutare quella che è l'effetto del combustibile sulle prestazioni del motore, sulla qualità e quantità di emissioni allo scarico. Nell'ambito di questa attività sono poi nate due collaborazioni, una con l'UCL, quindi l'University College of London. Collaboriamo con loro per quanto riguarda la valutazione dell'effetto della composizione del combustibile sulla formazione di composti policiclici allo scarico. E poi collaboriamo con lo Sloan Automotive Laboratory del MIT per quanto riguarda invece la valutazione di quello che è l'effetto della caratteristica, in particolare della composizione del lubrificante, sulla formazione di particolato e sulle sue caratteristiche. Anche in questo caso studenti e dottorandi coinvolti, quindi che grazie proprio alle borse di mobilità riescono a trascorrere un periodo di formazione presso questi centri. Un'altra tematica di ricerca che viene seguita all'interno di questo laboratorio è quella relativa allo sviluppo di tecniche non intrusive per il monitoraggio e il controllo del processo di combustione in motori volumetrici. Vengono utilizzate misure non intrusive, quindi mi riferisco ad accelerometri e microfoni. È un tema di estremo interesse in ambito internazionale perché l'obiettivo è quello di andare a ottimizzare le condizioni di funzionamento del motore nel tempo e nelle proprie condizioni reali di impiego. I segnali microfonici accelerometrici vengono acquisiti, vengono analizzati con tecniche sia nel dominio del tempo che nel dominio della frequenza per riuscire ad estrarre quelli che sono i contributi nelle vibrazioni e nell'emissione acustica legate proprio al processo di combustione di diversi cilindri e per fornire poi quelli che sono degli input necessari per gli algoritmi di controllo on board del motore. Queste sono le nostre principali tematiche di ricerca. In questi pochi minuti spero di avervi dato una panoramica seppur molto stringata di quelle che sono le nostre attività, le nostre principali poi attività. Per ogni informazione, domanda, sono a vostra disposizione.